Hey Cooch, benvenuti da vostro Android in 41 su Inazuma Eleven Go Luce. Dobbiamo andare in questo 11° episodio dal signor William Glass. A quanto pare, come ci ha detto la signorina Celia, lui avrebbe delle informazioni sulla prossima scuola che dobbiamo affrontare. Però il problema è che lui si trova sempre alla sala giochi e non sappiamo neanche perché. Quindi dobbiamo andare subitissimo in centro e appunto andare alla sala giochi. Che sì, si trova nel vicolo che due episodi fa, mi sembra, non potevamo andare perché un vicolo alquanto discutibile, quindi abbiamo preferito non andarci. E qui c'è qualcuno che vende roba? Ma davvero? Colpi in serie, che è una mossa di attacco. Salve amico mio, guarda un po' la mia merce, sono certo che troverai qualcosa che ti piace. Se la vendi a poco, sì, perché non ho soldi. Ho 240 punti passione attualmente. Volevo dire attuali, poi ho optato per attualmente. Quindi nulla. Dunque, signor William Glass. Oh, attenzione però. Ora, la level 5 avrà nascosto qualche cameo qui dei suoi giochi? Ah, ok, vabbè, sì, una specie di Inazuma Eleven. Non ha potuto mettere roba di UK Watch perché... non c'era ancora, non era, era solo in fase embrionale probabilmente il progetto di UK Watch. Quindi sicuramente non ci sono riferimenti a quel gioco in particolare. Ok, scattiamo una foto. Pesca peluche, proprio dalla parte sbagliata l'abbiamo fatta. Qui c'è altre foto da fare, no? Allora, dobbiamo andare qui, ma è al secondo piano? Sì, al secondo piano. O primo, dipende dai punti di vista, per me sarebbe primo piano. Però ti sbagli e dici secondo, è normale. Allora, potremmo avere della roba interessante qui. Questa non lo so, però... ok, mi sembra interessante come personaggio. Tommy Wobble. Non lo so perché, ma... mi sembrano personaggi quanto interessanti. Certo, poi magari non li recluterò mai, però intanto sono interessanti. Foto Achilles. Boh. Questo qui è William Glass. C'è il signor Glass? Ah, si è accorto di no. No, ha perso. Ah, game over, di nuovo. Questo drago è impossibile da battere. Ci sto provando da ore. Secondo me è il gioco che ha programmato per non essere finito. Avrei un aneddoto su questa cosa di giochi che non possono essere finiti. In realtà ci sono un sacco di discussioni sulle varie tattiche per sconfiggerlo. Sembra che tutti siano bloccati allo stesso punto. Per cortesia, qualche anima pia sa dirmi come dominare codestro il destabile drago? Ma di che sta parlando? Non lo sai? È Cronache della Foglia Morta, Arion. È il videogioco del momento, tutti quanti ci stanno giocando. Chronicles of Dead Leaves. Oh, capisco. Temo che Signor Glass non sarà dell'umore giusto per aiutarci finché non finisce il gioco. Ehi! Ho sentito che c'è un giocatore di Elite qui da qualche parte che sa tutto sui giochi. Forse dovremmo chiedere a lui. Davvero? Allora ci potrà aiutare. Se vogliamo ottenere segreti di fiducia incrollabile, sarà meglio trovarlo. Trova il giocatore leggendario. Un gioco che non può essere finito è sicuramente Earthbound 2, mi sembra. O il primo Earthbound o il secondo. Che praticamente non si può finire il gioco nel caso il giocatore abbia utilizzato anche una sola volta i cheat. C'è chi dice una sola volta, c'è chi dice che li usa per finire il gioco più velocemente, c'è chi dice che li abbia usati per sconfiggere l'ultimo boss. Insomma, se usi cheat, l'ultimo boss diventa sempre più forte man mano che avanzano i turni e non potrai mai finire quel livello. Quindi i cheat non vanno bene. Gamer. I videogiochi non hanno segreti per me, sono il campione della sala giochi. Come si sconfigge il drago di Cronache della Foglia Morta? Facile! Bisogna sparare la spada super vertiginosa, con quella fai fuori il drago senza problemi. Ma è possibile che nessuno, anche nelle discussioni sul forum, non hanno capito come battere il drago? Perché solo quello ci è riuscito? Voglio dire, in GTA V hanno provato... hanno perso centinaia di ore... provando con tutti i veicoli possibili, con tutte le armi ad accedere in un punto del gioco dove sembra ci fosse il jetpack, però con la skin di GTA 4, però non possono perdere un paio di ore per capire come battere quel drago. Certo gioco. Ah, riuscirò mai ad assistere alla disfatta di questo drago impertinente? Ne ho abbastanza!
usare la spada super vertiginosa, dici, ma certo, così il dragone sarà disorientato e potrà infliggergli il colpo di grazia. E mo ci sei arrivato? Mannaggia, sti nuovi gamer che non capiscono nulla di videogiochi e devono andare a cercare le soluzioni su internet e neanche ci spendono 5 minuti a provare. Mio Dio. Probabilmente è il nuovo Dark Souls quel gioco, ma di cosa stiamo parlando? Oh, sei tu forse quel tal Ario Sherwin? Sì, la signorina Yusa ci ha mandato a prendere un dossier intitolato I segreti di fiducia incrollabile. Lei è signor Glass, giusto? In persona. Sono a capo di una squadra di hacker d'elite. Possiamo ottenere praticamente ogni tipo di dati da qualsiasi computer. Senza contare che... Aspetta un momento. Gamer fa parte del loro gruppo. Perché non... Mi prendono... Questo gioco ti prende... È un troll. Inazuma Eleven Go Luce è un troll. Ok? Stava lì con loro, gamer. Fa parte della loro squadra. Ma poi anche fosse, no? Gli Spyglass Hacker... Entrano, l'ha detto lui, entriamo in un qualsiasi computer con molta facilità. Amico, è un reato. Se ti scopre la polizia, caput. Cioè, o meglio, non è che muori, però insomma, tutta quella cosa che è lì viene requisita e perdi tutto. Quindi, fai tu. Io non andrei a sbandierare 420 che sono un hacker, però lui è orgoglioso. Oh, lui è quello che ci ha dato prima, anche lui è membro della squadra. Non l'ho visto entrare. Basta con le chiacchiere, signori. Permettetemi di mostrarvi quello per cui siete venuti. Segreti della fiducia. Sembra quasi fiducia. Ecco i segreti per la fiducia. Cioè, insomma, è un po' così. Il dossier contiene materiale molto delicato, quindi non è consigliabile aprirlo qui. Tornate alla Raimon ed esaminatelo con Celia. Dovessero altri problemi crociarvi, non temete. Noi nobili hacker siamo lieti di offrirvi ausilio. Porgete i miei saluti a Mark e Celia. Però potrebbero anche essere hacker che lavorano con la polizia. In effetti c'è una storia di un ragazzo di 15 anni, ma si parla di anni ed anni fa, che riuscì ad entrare nel database della NASA. Cioè, non è che stiamo dicendo un computer di un'altra persona, proprio la NASA, che dovrebbe avere sistemi di sicurezza inviolabili. Un ragazzo di 15 anni, ma anni, si parla di anni 90 proprio, tantissimo tempo fa, è riuscito a violare un super computer con un semplice computer di casa. E questo ragazzo alla fine la NASA l'ha preso a lavorare con loro, perché se lui, 15 anni, ha preso per il culo un sistema di sicurezza potente come quello della NASA, creato da persone e menti eccelse, allora vuol dire che forse era più intelligente lui degli altri. Quindi, insomma, io veramente mi farei più domande su quelli che hanno fatto il sistema di sicurezza, più che il ragazzo come ha fatto ad entrarci, perché è ridicola la cosa. È incredibile come i ragazzi delle scuole giapponesi passino molto tempo col loro club, o meglio, al club al quale sono iscritti. Io, sinceramente, tutto quanto questo tempo non ce la farei a perderlo. Cioè, devi dedicare tutta la giornata, bene o male, a stare col tuo club, quando dopo la scuola. La scuola in Giappone finisce verso le 3, mi sembra. E dopo devi stare almeno altre 3-4 ore con il tuo club. Poi devi tornare a casa e fare i compiti. E il giorno dopo ti devi svegliare per andare a scuola alle 8 più o meno si entra. Come fai? Ah, siete tornati? Avanti, diamo un'occhiata al dossier. Ok, non tutti lo fanno, però quelli che fanno parte di un club. Beati loro che hanno il tempo. I segreti delle fiducia incrollabile di William Glass. Primo segreto, il collegio fiducia incrollabile contro i tre imperiali. Uno di essi è Infinity, il capitano. Tre imperiali! Siamo spacciati! Secondo segreto, il fiducia incrollabile nasconde un altro, ancora più terrificante mistero. Ovvero, ricerca in corso. Ma come? Prima parte in quarta con un terrificante mistero e poi non lo dice? Ah, tre imperiali, non abbiamo scampo! Se poi erano tutti uno spirito guerriero ci faranno a pezzi! Sono imperiali. In teoria imperiali in giapponese era seed, ovvero seme, che sta a indicare una persona che ha sì capacità latenti molto potenti e quindi il suo potere può essere ampiamente sviluppato, ma che ha anche uno spirito guerriero. L'unica cosa che può resistere a uno spirito guerriero è un altro spirito guerriero. E gli unici ad averne uno sono Riki e...
Victor. Proprio così. Mister, voglio che lei mi faccia giocare nella prossima partita. Cosa? Aiuto, alla fine l'ordine di distruggere la squadra della Raimon è arrivato. Vuoi che ti faccia scendere in campo? Mister, è una follia, è un imperiale. Se lo fa giocare farà di tutto per sabotarci. Riccardo ha ragione. Farà di tutto perché la partita vada a secondi piedi al quinto settore. Ok, Victor. Avrai la tua partita. Non so quali siano i suoi piani, ma io giocherò come voglio. Questo è quanto, per ora. Mark, cosa hai in mente? Mister, perché? Con Blade Squadra siamo destinati a perdere. Non vuole che vinciamo? Proprio perché voglio che vinciamo, ho deciso di schierarlo. C'è qualcosa che dovete sapere. Sono tornato da Raimon per sconfiggere il quinto settore. Il quinto settore sbaglia. Il calcio come strumento per avere buoni voti o un miglior curriculum non è vero calcio. Mi sono scelto un nemico formidabile. Perciò sono tornato alla Raimon. Per trovare i compagni con cui combatterlo. Vinceremo il cammino imperiale e distruggeremo il quinto settore. Se rimaniamo uniti, ce la possiamo fare. Mister, dice sul serio? Sì, ma non costringerò nessuno a seguirmi. Dipende da ognuno di voi se continuare a seguire il tramite del quinto settore o riportare in vita il vero calcio. Qualunque sia la vostra decisione, io l'accetterò. Vi aspetto domani al cancello della scuola. Dipende da noi, eh? Beh, non è per niente una scelta facile. Non è affatto facile. Tubor, tu che ne pensi? Anch'io vorrei una bella lezione a quei di fiducia incrollabile, ma non succederà, Arion. Beh... sconfiggere il quinto settore? Non riusciremo mai in un'impresa simile. Tu invece che mi dici, Michael? Che vuoi? Se non hai nulla da dirmi sparisci. Mio Dio, quanto sei scontroso. Gabi, mi spiace, fammici pensare. Ok. JP, spero solo che Victor si comporti bene. Schierare Victor per provare a vincere? Questo proprio non la capisco. Così l'allenatore Evans non farà che spaccare lo spogliatoio. Oltre alla squadra? Lo spogliatoio? Ma... ehi gente, che dite? Vogliamo dare contro il quinto settore e... cioè, conciarli per le feste? Tutto questo è pazzesco. Purtroppo Arion e l'allenatore Evans fanno sul serio. Quale sipario, ragazzi? Bah. Non abbiamo la benché minima speranza di sconfiggere il quinto settore. Dai, su, Michael, molla! Sei solo scocciato perché Doug se n'è andato. Ovvio, Michael è un attaccante come Doug e l'ha sempre avuto come un modello. State zitti, possibile che la cosa vi faccia ribollire il sangue nelle vene? Quelli di fiducia incrollabile sono venuti qui e ci hanno riso in faccia, non vi secca? Come vorrei dar loro una bella lezione. Beh, perché non lo facciamo? Battiamoli, e poi arriviamo a vincere il torneo. Ragazzi, è il calcio che ce lo chiede. Oh, ma per piacere, puoi chiudere quella boccaccia una buona volta? Non possiamo vincere, è contro le regole. Allora, ragazzi, cosa facciamo? Beh, per quanto mi riguarda, voglio lottare contro il quinto settore. Vado subito al campo al fiume per cominciare ad allenarmi. Almeno uno è convinto. Mentre gli altri? Riccardo! Mister, io... noi siamo riusciti a giocare come abbiamo sempre desiderato. Sono proprio felice. Non voglio smettere ora. Non mi importa più di ciò che mi accadrà. D'ora in avanti voglio assumermi le mie responsabilità. Bravo. Ho sempre cercato di pensare ai miei compagni come dovrebbe fare un capitano. Ma ho finito per pensare solo a me stesso. E ora non so cosa fare. Quale sia la strada giusta da seguire. Lo scoprirai presto, Riccardo. Me lo auguro. Speriamo. L'allenatore Evans vuole distruggere il quinto settore. Non so se Victor ne sarà molto felice. E se... no, non lo farebbe. Farebbe cosa? Allenati ancora a campo a fiume. Alleniamoci allora, dai. L'episodio non può certo finire qui, è un pochino corto, eh. Andiamo a campo a fiume e poi domani facciamo... no, domani...
Domani no. No, domani è domenica, quindi esce altro. E lunedì. Lunedì facciamo una partita contro Fiducia Incrollabile. E la loro fiducia crollerà. Oh, e come se crollerà. Giro di vento! Sta migliorando molto. Tuttavia, se lo metto fuori gioco, tutti i suoi sforzi saranno stati vani. Wow, con che innocenza si segue il giro di vento? Voglio imparare anche una tecnica speciale come quella. Ce la farei anche tu, JP. Bene, credo che per oggi voi possiate anche smettere. In effetti oggi è il giorno prima della partita. Victor? Mamma mia, con quale velocità. Sei venuto per allenarti? Cosa? Voglio dire, giocherai la partita domani, non è così? Sherwin, non penserai davvero che sei venuto qui a fare una simpatica partitella con voi, vero? Beh, quello non lo so, ma quello che so è che ti piace giocare a calcio. A me, giocare a calcio? Beh, è un tiro incredibile, una cosa che si ottiene solo con un sacco di allenamento. Non puoi testare tanto come dici. Il calcio non vale niente, quante volte te lo devo ripetere prima che ti entri in testa? Il calcio non conta assolutamente nulla. Ma non è vero, come puoi dire una cosa simile? Inseguire la palla come se fosse la cosa più importante del mondo. Devi aver provato anche tu quella sensazione. Vediamo se riesci a rubarmi la palla, Vic. Aspetta, Vlad, sei troppo veloce per me. Ah, Vic, come farei a diventare un calciatore di livello internazionale se non riesci a fare nemmeno questo? Dai, riprova. Ok, occhio che arrivo. Bravo, così si fa, Vic. Che bello, giocare a calcio è il massimo. Victor, stai bene? Lasciami stare. Sei nauseante. Puoi imporre il tuo modo di pensare sugli altri senza considerare l'effetto che le tue azioni possono avere. Sacrificheresti tutto per il tuo prezioso calcio. Non sai come ci si sente a perdere la possibilità di giocare a causa di un'altra persona. Ma io voglio solo giocare a calcio sul serio. Non capisco cosa ci sia di male. Stai zitto. Va bene. Perché giochi a calcio allora? Non può dirtelo, Arion, non può assolutamente. Di cosa state parlando? Di niente. Ok, andiamo a casa allora. Cavoli, che razza di giornata. Mi chiedo cosa decideranno di fare gli altri. Spero si uniscano a noi. Sarà meglio andare. Torna agli appartamenti Windsor. Ciao, Spotter! Bravo, mi hai aspettato tutto il tempo mentre ad allenarmi. Arf, gruff! Scooby-Doo! No, sarà un attimo incantato. Ho sempre voluto giocare a calcio in modo leale. Come si può altrimenti avere un rapporto onesto con lo sport? Ma ora sembra questo crea problemi a tutti. Forse mi ero sbagliato. Davvero? Zia Silvia, hai sentito parlare a Spotter? Scusami, non ho potuto farne a meno. Quando avevo la tua età ho avuto l'opportunità di viaggiare e incontrare molte persone. Molte avevano un modo diverso di pensare, ma tutte credevano fermamente in loro stesse. Se pensi che qualcosa sia giusto solo perché te lo dicono tutti, beh, io lo ritengo un grosso errore. Davvero? Sì. La cosa più importante su cui riflettere è ciò che vuoi veramente. È questa la domanda che dovresti porti, Arion. Sono sicura che così otterrai la risposta che cerchi. Credo che tutti la stiano cercando in questo momento. Mi chiedo cosa voglia Victor. Vlad, scusa il ritardo. Come stai? Non c'è? Forza, gambe, muovetevi! Avanti, perché non vi muovete? Vi prego, muovetevi come una volta. Fatemi scendere di nuovo in campo. Era il mio sogno, giocare davanti al mondo intero. Il calcio è ancora tutto per me, persino adesso. Non posso mollare, non voglio. Amo ancora il calcio. Togli di mezzo Sherwin. Vuoi vedere tuo fratello tornare a camminare, no? Di cosa mi preoccupo? So bene quello che voglio, fin dal giorno in cui sono entrato nel quinto settore. Ah, Vic, sei qui. Vlad, ascoltami. Otterrò i soldi per la tua operazione. Dovresti essere tu a giocare, non io.
Fick. Quindi lui è entrato nel quinto settore solo per pagare l'operazione a fratello. Il giorno del secondo turno delle qualificazioni della zona est. Bene, io vado. Ciao zia Silvia, ciao Spotter. Spero che farete tifo per me. Arf. Buona fortuna. Grazie zia Silvia. E ora si va a sfidare il fiducia incrollabile. Dobbiamo prendere una decisione. Obbediamo al quinto settore o lo sfidiamo? Io so da che parte stare. Dalla parte della fottutissima rivoluzione. E andiamo allora. Dove dobbiamo andare? Ah, vai alla Raimon, ok. Quindi Cuggio, questo video termina qui. Nel prossimo affronteremo il fiducia incrollabile. E faremo crollare la loro fiducia. Crollerà come un castello di sabbia preso a calci da dei bulli dopo che ti è passato ora a costruirlo. Non mi è mai successo perché in quel caso il bullo ero io. E distruggevo il mio stesso castello di sabbia, quindi... bene così. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. In descrizione come sempre link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.